Michele Catanzaro. Ecco, gli chiediamo cosa l'ha spinto a presentare la sua candidatura e quali sono i suoi punti principali per catturare anche il voto dei tanti indecisi. Allora, innanzitutto diciamo che la candidatura mi, diciamo, per la candidatura mi spinge quello che sia il voler bene a questo territorio e impegnarmi per il territorio, perché per me è molto importante. Voglio dare il mio contributo da candidato e spero da consigliere regionale. E poi i punti di forza: noi siamo in una terra in questo momento, soprattutto questa provincia è una provincia martoriata, partendo dalla viabilità, ma partendo soprattutto da quello che sia anche un, come dire, noi abbiamo tantissimi giovani che oggi non sono più in questa provincia, quindi la mia battaglia sarà proprio quella di lavorare affinché tantissimi giovani che sono andati via e che stanno per andare via rimangano in questa terra, perché per noi è fondamentale. Le emergenze sono tante in Sicilia, in particolare la disoccupazione e la grande migrazione giovanile che ormai, diciamo, è saltata quasi una generazione che non è più presente. Come si può avviare a questo? Le emergenze in Sicilia sono infinite, ma come ho più volte detto, l'idea di perdere ogni anno decine di migliaia di giovani che o in vista del percorso universitario, dopo aver completato il percorso universitario, vanno con qualità ad arricchire, è il caso di dire, altri territori italiani o stranieri, è un'indecenza che in questi anni è proseguita nel silenzio assordante generale. Il lavoro delle università e della scuola è un lavoro che produce buoni risultati, perché i nostri laureati sono apprezzati altrove. La verità vera è che qui manca il lavoro vero, quello che nasce dalla produzione, dall'iniziativa privata, dagli investimenti. Bisogna riaccendere la fiamma degli investimenti, del coinvolgimento del privato attraverso la semplificazione burocratica, ma anche attraverso quello che a me piace chiamare sul piano normativo un pacchetto giovani, che guarda alla legge sul diritto allo studio, al tirocinio retribuito, all'imprenditoria giovanile, alle start-up. Sono sicuro che il prossimo governo, se è presieduto da Nello Musumeci e confortato dal favore dei siciliani, potrà avviare, nessuno certamente alla bacchetta magica, ma potrà avviare un percorso virtuoso di rinnovamento e di cambiamento progressivo della Sicilia.